Esiste un'abitudine che è potentissima perché ti permette di ottenere più risultati su tutti i punti di vista, più risultati sul piano spirituale, materiale, personale, professionale, sportivo. È un'abitudine straordinaria che tu devi semplicemente mettere in pratica. Ciao, qui Danilo Marucca di drittoallameta.it. Se non mi conosci, sappi che sono un mental coach esperto di riprogrammazione del subconscio e ho creato Dritto alla Meta per aiutare soprattutto imprenditori e liberi professionisti a raggiungere i loro obiettivi. In questo video ti parlo di un'abitudine straordinaria che tu devi mettere in pratica. L'abitudine è la seguente: tutto ciò che funziona sul piano fisico, applicalo anche sul piano emotivo e mentale. Mi rendo conto che espresso in questo modo può non dirti nulla, ma questa abitudine è straordinaria. Ti faccio un esempio. Quando una persona mangia, fa molta attenzione a mangiare alcuni cibi e a scartarne altri. Lui fa una selezione. Devi applicare questo stesso principio sulle emozioni e sui pensieri. Quali sono i pensieri utili? Quali sono i modi di pensare che sono utili per me? Quali sono quelli che invece sono assolutamente inutili? Devi vagliare i tuoi modi di pensare, le tue emozioni e fare proprio una selezione. Questo modo di pensare è utile, quest'altro non lo è. Ad esempio, il modo di pensare molto diffuso e radicato che afferma che tutte le cose accadono a caso è un modo di pensare che anche tu nutri se sì. Lo hai vagliato, lo hai selezionato e detto ok, questo modo di pensare lo voglio oppure no. Perché tutto ciò che funziona sul piano fisico, se ci fai caso, funziona anche sul piano emotivo e mentale. Ad esempio, anche i 10 comandamenti cristiani andrebbero applicati anche sul piano emotivo e mentale. Faccio un esempio, il comandamento non uccidere non è inteso solo sul piano fisico, è inteso anche sul piano emotivo e mentale. Sul piano mentale ed emotivo, che cosa non devi uccidere? Buoni pensieri, buoni sentimenti. Quando è che uccidi dei buoni sentimenti? Quando, ad esempio, fai qualcosa di utile per gli altri, non ti viene detto grazie, gli altri si fregano del tuo gesto positivo e tu dici, va bene, non farò più del bene a nessuno. In quel momento tu stai uccidendo dei buoni pensieri e dei buoni sentimenti. Quindi stai commettendo un peccato, stai sbagliando per il semplice motivo che stai applicando un concetto solo sul piano fisico. E non è mai così. Ti faccio un altro esempio. Quando una persona digiuna, semplicemente non mangia per magari 12 ore. Diciamo che una persona sta facendo un digiuno di 12 ore. In quelle 12 ore non mangia. Ma dovrebbe applicare lo stesso principio sul piano emotivo e mentale. Cioè non mangia più delle lamentele, non mangia più dei giudizi. Fa un digiuno anche dalle lamentele, dai giudizi, dalle critiche, dalle cattiverie, da tante altre cose. Quindi si tratta di applicare lo stesso principio su altri piani. Questo è il motivo per cui in realtà è utilissimo fare arti marziali, perché non si lavora solo sul piano fisico, si lavora anche sul piano emotivo e mentale. Se tu vai a karate e migliori a gestire il tuo corpo sul piano fisico, perché sviluppi più equilibrio sul piano fisico, perché nel karate si lavora tanto sull'equilibrio, quella capacità poi tu la sviluppi automaticamente anche sul piano emotivo e mentale. Quindi riuscirai a gestire meglio, ad avere delle emozioni più equilibrate e anche ad avere una mente più equilibrata. Perché è importante, ad esempio, fare sport non solo sul piano fisico, è molto utile. È utile anche per le qualità che poi sviluppi sul piano emotivo e mentale. Il punto è che le persone il piano emotivo e mentale se lo dimenticano totalmente. Io da mental coach che aiuto le persone ad allenare i loro muscoli mentali ed emotivi non posso ignorarlo. Però la parte emotiva e mentale è molto importante. Quindi non allenare solo la tua parte fisica. E ciò che funziona sul piano fisico, applicalo anche sul piano emotivo e mentale. Altro esempio, quando tu torni a casa, chiudi la porta, non lasci la porta aperta. E quando scendi dalla tua auto, non lasci lo sportello aperto, lo chiudi. Mi sembra la base, ed è giusto che sia così. Tu chiudi la porta, ecco, chiudi la porta anche della tua mente, a certi modi di pensare. Oppure, ti faccio degli altri esempi.
quando devi andare in una città, usi magari il GPS. Ad esempio, io uso spesso il GPS perché andando in zone che magari non conosco molto bene, mi serve semplicemente che il navigatore mi dica qual è la strada giusta e qual è quella sbagliata. Esiste un navigatore che ti permette di capire se quello che tu stai per fare è utile per raggiungere i tuoi obiettivi oppure no? Sì, esiste. Come? Sono le tue emozioni. Quando pensi al tuo obiettivo e provi emozioni positive, vuol dire che l'azione che stai per fare, che il modo di pensare che stai avendo è utile e corretto, ti porterà a dei risultati. Quando invece pensi al tuo obiettivo e provi delle emozioni negative, vuol dire che il tuo modo di pensare in relazione a quell'obiettivo è sbagliato, quindi devi cambiare i tuoi pensieri. Quindi hai un GPS anche su altri piani, semplicemente lo stai ignorando. Oppure ti faccio un altro esempio: quando ti svegli la mattina, qual è la prima cosa che fai? Probabilmente, se non è la prima, è una delle prime, accendi la luce. Semplicemente premi l'interruttore della luce. È importante avere luce in una stanza. Qual è la prima cosa che fai entrando in una stanza buia? Accendi la luce, perché ti permette di vedere meglio. Vuol dire che anche sul piano emotivo e mentale bisogna andare alla ricerca della luce, perché la luce è ciò che deve guidarci, è ciò che ci permette di capire se quello che stiamo per fare è giusto e sbagliato, dove ci stiamo muovendo, l'ambiente che abbiamo intorno. La luce è fondamentale, quindi bisognerebbe ricercare la luce. Quali sono gli esercizi che tu fai durante il giorno per ricercare la luce? Queste sono cose importanti, perché le persone applicano delle cose, ormai anche per esperienza, applicano alcune cose che funzionano sul piano fisico, e ce ne sono molte, ma poi quelle cose non le applicano, le ignorano totalmente sul piano emotivo e mentale. Una persona sul piano fisico, magari se deve, vediamo un po', se deve nutrirsi tutti i giorni, lo fa volentieri perché sa che non può minimamente mangiare oggi e poi campare di rendita per un mese. Sa che deve mangiare tutti i giorni. Questa cosa è giusta sul piano fisico? Sì, ma sul piano mentale ed emotivo non viene applicato. Quali sono quei cibi di cui nutrire le tue emozioni e la tua mente tutti i giorni? Come nutri il tuo corpo, dovresti nutrire tutti i giorni anche la tua mente, di cibi sani, quindi di letture che ti ispirano, di riflessioni che ti permettono di migliorarti, di frequentazioni con persone che sono più avanti di te. Quello che funziona sul piano fisico, ti posso assicurare che il 99% dei casi funziona anche sul piano emotivo e mentale, solo che sul piano emotivo e mentale tu non lo applichi, lo applichi solo sul piano fisico. Questo è un errore, quindi prendi la sana abitudine di valutare se effettivamente puoi applicare questi consigli. Se sì, applicali, perché ti posso assicurare che ti porteranno più risultati.